Buongiorno a tutti cari amici, oggi cercherò di illustrare la presenza degli angeli e degli arcangeli, il valore di queste presenze spirituali nella nostra vita. Sì, si tratta di presenze che anche la Chiesa Cattolica celebra e invita i credenti a celebrare nel corso dell'anno liturgico, quindi alla fine di settembre, il 29 settembre, celebriamo gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e poi la festa degli angeli custodi il 2 ottobre. Ma vediamo chi sono questi angeli e da dove ci viene la venerazione per queste creature angeliche. Innanzitutto, gli angeli sono, come dicevo, creature come gli uomini, ma con una grande differenza: non hanno un corpo, quindi sono creature totalmente spirituali. Questo non significa che sono superiori o inferiori, ma sono differenti, hanno una natura diversa e in qualche modo sono molto utili all'essere umano, sono amici, sono creature che ci aiutano. In cosa ci aiutano? A proseguire nel nostro cammino di santità e ad andare sempre di più davanti al volto di Dio. Perché? Perché essendo loro creature spirituali, sono sempre davanti al volto di Dio e non avendo il limite del corpo, non hanno tempo, non hanno spazio e possono essere al cospetto di Dio e nello stesso tempo accanto a noi. Grandiosi amici, è veramente un dono grande che il Signore ha fatto per noi di darci gli angeli a nostra custodia. Ma gli angeli, dovete sapere, sono delle presenze spirituali di cui tutte le religioni fanno menzione, soprattutto le grandi religioni monoteiste, ovviamente già dalla Bibbia, quindi tutto il popolo ebraico ha una grande venerazione per gli angeli, anche se ovviamente anche gli ebrei, come noi un po' i cristiani, affermano che sì, gli angeli sono creature spirituali, ma sono a servizio degli uomini. Perché? Perché il dono della Torah, che è il dono più grande che Dio abbia potuto dare agli uomini, beh, lo ha fatto appunto agli uomini e non agli angeli. Ecco, quindi sì, sono creature spirituali, hanno questa grande lucidità di poter svolgere sempre la volontà di Dio, almeno gli angeli che non sono poi caduti nella ribellione, no? Che quindi vanno contro gli uomini e che hanno proprio a capo Satana, il divisore, proprio che mette invece ostacolo alla nostra unione con Dio. Ma noi ci occupiamo di studiare e di avvicinare gli angeli che ci mettono a contatto con Dio. Ecco, e queste creature angeliche che ci mettono a contatto con Dio sono presenti, come vi dicevo, in tutte le grandi religioni. La Bibbia ce ne parla molto e ci presenta diverse figure di angeli che sono sempre a servizio degli uomini perché gli uomini hanno avuto il dono della Torah e i cristiani ancora di più perché Gesù stesso, figlio di Dio, diventato uomo, si fa servire dagli angeli e Gesù stesso nel suo insegnamento molte volte fa menzione agli angeli. E poi, oltretutto, nel Nuovo Testamento, la Chiesa, quando alle sue origini, negli Atti degli Apostoli, ecco, vediamo, ascolta, sente, percepisce la presenza degli angeli che accompagnano il cammino nascente della Chiesa mentre gli Apostoli compiono segni e miracoli nel nome di Gesù. Allora, ecco, vediamo che sia nell'ebraismo sia nel cristianesimo, gli angeli sono molto venerati, ma anche l'Islam venera gli angeli e gli arcangeli. Sono presenze spirituali importanti. Angeli possono veramente questa grande funzione, no? Tutti davanti a Dio ci comunicano la loro preghiamo, invochiamo. Significa angelo, significa proprio ambasciatore, annunciatore, inviato e anche profeta. Ecco perché i grandi profeti vennero sempre assimilati un po' agli angeli, e questo però avviene anche normalmente, anche nel
Nel nostro cristianesimo il grande San Francesco, il patrono d'Italia, è stato assimilato a uno degli angeli, no? A un serafino, no? Tante volte ci viene donata questa immagine, Francesco come serafino. Perché? Perché appunto aveva qualcosa, una comunicazione. Identità, il messaggero di Dio, colui che porta le parole di Dio, ma anche che compie le azioni di Dio per accompagnarci alla presenza di Dio. Infatti, le tre lettere caratteristiche. Tutto il cammino. Sono gli angeli, c'è Dio, c'è la presenza di Dio, siamo nella via di Dio. Ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica parla degli angeli, spiega molto bene, secondo la dottrina cattolica, chi sono e come si comportano e come possiamo riconoscerli, al numeri 328 fino al numero 336. Invito a leggere questi numeri per conoscere meglio gli angeli custodi e anche gli angeli in generale. Però voglio soffermarmi soprattutto allo studio che nel IV-V secolo un teologo filosofo Siro, lo pseudo Dionigi l'Areopagita, compì proprio indagando sugli angeli. Ecco, l'Areopagita cosa fa? Cerca di intuire nella natura angelica una gerarchia. Questa gerarchia però non è basata sul valore dell'angelo, ma sulla missione dell'angelo, sul suo mandato, ecco, sul ruolo. Potremmo dire che la gerarchia di Luigi tre gerarchie di tre cori angelici ciascuna, quindi questo numero 3 che ritorna, no, fa riferimento proprio a Dio Trinità, Dio amore, Dio relazione, e quindi in questa relazione d'amore di Dio non solo con gli uomini ma anche con le creature spirituali che lui ha creato, Dionigi l'Areopagita individua tre gerarchie. La prima gerarchia con i cori dei serafini, cherubini e troni, e poi la seconda gerarchia, dominazioni, virtù e potestà, e la terza gerarchia infine con il coro dei principati, degli arcangeli e degli angeli. Quindi gli angeli, gli arcangeli che la Chiesa Cattolica ci fa venerare, che ci fa celebrare, sono appartenenti alla terza gerarchia, che è quella che è più vicina agli esseri umani, che più accompagna la natura umana e che molto spesso in alcuni racconti della Bibbia anche o della tradizione ebraica, mistica o islamica in generale possono prendere anche conformazione umana, per esempio animale. Perché? Perché sono accompagnatori, ecco, della santità delle persone, ecco, dell'unione delle persone a Dio, ci accompagnano ma materialmente, realmente a Dio.
Allora, ecco, per esempio, nella prima gerarchia i serafini sono coloro che ascoltano e intuiscono il significato profondo delle parole di Dio e quindi agiscono proprio come esseri totalmente donati a Dio, totalmente al cospetto di Dio e sono della natura del fuoco, così indicano anche i loro nomi, cherubini. Queste delle grandi.
tre arcangeli che dipende dalle tradizioni vengono utilizzati, vengono indicati con diversi nomi. Per esempio la tradizione ebraica ne riporta tre, ecco, come Raguel, Zarachiel e Remiel. Raguel, amico di Dio, l'angelo della giustizia e dell'equilibrio, Zarachiel, il comando di Dio, colui che sceglie gli angeli custodi che vengono mandati a custodia di ciascuno di noi, e poi Remiel, il fulmine di Dio, che comanda perfino, pensate, gli angeli caduti e ribelli, per poterli in qualche modo riportare, per poterli in qualche modo imprigionare, bloccare contro, per non venirci contro, ecco. E poi è colui che anche accompagna le anime dei giusti e anche le anime di tutti verso il paradiso e verso la gloria eterna dopo la morte. Secondo lo pseudo invece di Dionigi l'Areopagita, i nomi dei tre arcangeli sono altri tre: Camael, Giofiel e Zadkiel. Camael è colui che vede Dio, quindi è l'arcangelo che scacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Poi Giofiel, che è la bellezza di Dio, che insieme a Metatron, un altro arcangelo menzionato nel Corano, è a capo degli arcangeli, degli angeli serafini. E poi Zadkiel, che è il favore di Dio, che è l'angelo della libertà, della grazia, della misericordia. E secondo alcuni fu lui e non Gabriele a fermare la mano di Abramo durante il sacrificio di Isacco. Ecco, anche, pensate un po', Papa Gregorio I si cimentò nello studio per trovare questi nomi di questi altri tre arcangeli, per completare la gerarchia degli arcangeli, dei sette cori arcangeli. Quindi lui, il Papa Gregorio I, ipotizzò che i tre arcangeli, a completamento sempre di Michele, Gabriele, Raffaele e Uriele, sono Simiel, che indica l'arcangelo dell'amore incondizionato verso tutti, Orifiel, che significa collo di Dio e quindi è l'angelo protettore della natura incontaminata e libera dall'influenza umana, e poi Zachariel, che è invece l'arcangelo della giustizia, ecco, come ci diceva la tradizione ebraica, quindi l'ha ripreso da questa tradizione ebraica, e che la tradizione ebraica chiamava Zadkiel. Allora, poi invece la Chiesa ortodossa e alcuni studiosi cattolici che nella storia hanno continuato a studiare e a ipotizzare altri arcangeli su questi, oltre a questi quattro, per completare il coro dei sette arcangeli, menziona e venera, la Chiesa ortodossa sicuramente, Barachiel, benedizione di Dio, Geudiel, la lode di Dio, a Dio, e Salatiel, che vuol dire Dio comunica, che ha il compito di intercedere presso Dio in favore degli esseri umani, quindi è l'arcangelo che intercede, l'intercessione che porta tutte le liturgie, tutte le nostre preghiere, tutte le nostre azioni sull'altare di Dio. Ecco, quindi vedete che è molto corposa la ricerca sugli angeli, sugli arcangeli, è veramente appassionante, perché ci può mettere in comunione completa anche con altre indicazioni religiose, perché le presenze spirituali ci sono compagne, ci sono amiche, ci portano a Dio, le invochiamo, le preghiamo. E allora voglio pregarle con voi adesso, per concludere questa spiegazione, ecco, breve ma intensa e spero appassionante, sugli angeli e gli arcangeli, con una preghiera che gli ebrei fanno spesso prima di andare a dormire la notte, la sera. Quando scende la sera invocano la benedizione e la presenza degli angeli e degli arcangeli su di loro, almeno dei quattro arcangeli, che sono i protettori della grazia, della presenza di Dio in noi, che abita in noi. Ecco, questa preghiera la insegnano anche i genitori, le mamme, ai bambini, perché ciascuna persona credente
possa già da piccolo invocare la benedizione. L'arcangelo dell'amore, della misericordia, e alla mia sinistra Gabriele, l'arcangelo della forza e del coraggio. Umile Fanai Uriel, davanti a me l'arcangelo della luce, Uriel. Ume Ahorai Raffaele, dietro di me Raffaele, l'arcangelo della guarigione. Ve Arroshi, e sopra la mia testa, sopra il mio capo, Shekinat El, la presenza di Dio.